Abbiamo messo sul sito i primi due video delle prime due lezioni. Se li trovate sul nostro sito, se scorrete in giù, ciao, fino alla notizia. Eccolo qua, che è il corso gratuito per realizzare siti web con Joomla, ci cliccate sopra. Scorrete un pochino più in basso e ci sono i due video. Quindi ci sono tutte e due le lezioni di Marco. Cosa sei tu? Un bello spopolamento, effetto, c'è una sorta di silenzio naturale. Allora, per iniziare, volevo sapere, avete nafantato qualcosa? Avete provato? Perché qualche prova di pasticcio l'ho trovata, So anche chi è stato, ma non ne farò mai il nome, capito? Per cui, confessatevi adesso. Insomma, chi è che è entrato e ha provato a modificare qualcosa o a guardare? Nessuno? Sì. Io, ma è tanto, insomma, anche prima di venire qui che... No, io parlo di questo che vi ho messo a disposizione da modificare, da farci tutti gli esperimentini che volevate. No, su questo qui no, ma su quello che ci lavoro sì. L'importante è che... un po' di provettine le faccio. Una cosa, una domanda subito. I colori in HTML, i codici tipo FFS vanno scritte lettere maiuscole o minuscole? Ma è uguale. È uguale, prendo tutte e due. Sì, credo che la cosa dovrebbe essere uguale, però sì. Io vedo sempre comunque sono rappresentati in maiuscole, sì. Quando le trovo. Però io invece le scrivo sempre in minuscole, però vedo che le prende uguali, quindi vanno bene. Ok, solo questo. Allora, l'altra volta, la settimana scorsa abbiamo visto, si è fatto un po' di esperimenti e praticamente abbiamo ridotto quel bel sitone di default di Joomla in questo quadratino qui, però la cosa importante è che abbiamo visto come si inseriscono i moduli all'interno dell'index.php e come poi si vanno anche a fare delle modifiche per quanto riguarda l'aspetto proprio, il layout proprio grafico. Allora, come vedete ora io vi ho riattivato il menu perché, se no, a meno che non ci siano domande particolari, vi vorrei far vedere quella famosa pratica di cui vi accennavo l'altra volta, che è l'override, cioè la possibilità di modificare proprio delle pagine, diciamo che appartengono a chi sono le pagine sorgenti di Joomla, e metterle al sicuro all'interno di una cartella che si chiama HTML, e onde evitare che poi nei vari aggiornamenti che vengono fatti questi file possano essere modificati dalla nuova installazione. Ora io qui vi faccio vedere che ho già caricato un file nella cartella, ho già caricato. Allora, all'inizio abbiamo parlato che le cose da cercare quando vi servono sono nella cartella component, nella cartella modules, ok? E ovviamente nei templates. Tutto tardi, visto. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, andiamo a vedere. HTML, ecco. Come vedete qui, ora qui si apre un attimo, poi possiamo fare i raffronti in maniera più rapida. Sarebbe allora, da sotto template, vero? Sì, io tutto quanto, anche le immagini, tutti i vari file che mi servono appunto per anche file grafici, eccetera, eccetera, io per abitudine le metto sempre nella cartella del template che sto usando, in modo tale che ho un'unica cartella e quando entro lì dentro poi trovo tutto. Allora,
faccio vedere una cosa. Allora, questa cartella HTML, ora io ho caricato questa cartella, vedete come è scritto, no? Com underscore content. Allora, secondo voi, dove sono andato a cercarla? Di che cosa è copia questa cartella qui? Dove sono andato a cercarla, visto là il prefisso che ha? Bravo, hai visto il rosso? Il tuo componente. Esattamente. Cioè, che cosa ho fatto? Sono andato praticamente dentro la cartella componenti e sono andato a cercare che cosa? Quella parte di Joomla che è preposta alla gestione dei vostri articoli, ok? Di come questi compaiono, come questi appaiono e come questi soprattutto possono essere caricati, perché credo una delle vostre esigenze sia proprio quella di poter scrivere dei contenuti tramite appunto l'accesso dal front-end e ovviamente di avere come layout un layout tutto vostro personalizzato. Quindi sono andato dentro componenti, sono andato dentro com content, che è qui dentro tutto quello che mi serve, ok? Come vi ho detto l'altra volta, sono andato qui, eccoli. E questi sono praticamente tutte le varie forme attraverso le quali viene gestito l'articolo in Joomla. E anche nel caso di form, come viene gestito il pannellino, quello dove uno scrive l'articolino e poi clicca salva e se lo carica sul sito. Ok? Parlo solo del front end, cioè dalla parte pubblica del sito, non dall'amministrazione che ha tutta un'altra gestione, ma quella, tanto bella o brutta che sia, va bene così. Allora, come vedete qui ci sono alcune cartelle: archivio, articolo, categorie, categoria, questo footer e form. Allora, guardiamo dentro l'HTML cosa ho messo. Eccolo qui. Io ho solo caricato articolo, categoria e form. Articolo è proprio l'articolo quando io lo vado a leggere singolarmente, non insieme a tutti gli altri. Categoria invece come mi vengono gestiti i singoli articoli quando mi vengono rappresentati all'interno di una categoria, cioè nella visualizzazione di una categoria. E form è praticamente come invece viene gestito il pannello per caricare il proprio articolo. Come notate c'è anche index.html che, se me lo fa aprire, ecco, è in questa forma qui. Questo serve soprattutto, e ci va messo in ogni cartella serve bene sempre metterci, perché senza di questo si dà l'opportunità ad altri di potervi scaricare anche della roba che è presente nel vostro sito. In questa maniera, quando loro vanno a digitare magari proprio questo indirizzo qui, ok, e magari perché conoscendo la struttura di Joomla posso entrare in template slash j25 quello che è link, e possono entrare e quindi possono anche scaricarvi dei file che magari voi non avete piacere di questo a casa. Allora, in questo caso, ecco, io ho rinominato questo edit, che in realtà nei componenti si presenta in questa maniera. Perché? Perché non voglio adesso, perché ora faremo un link sul menu, poi ci entreremo dentro, voglio farvi vedere la differenza tra l'una, e la, cioè tra la, diciamo, la versione di default di Joomla e quella che è possibile fare. Quindi cambiandogli il nome, Joomla al momento che carica tutto il sito, e siccome vi ho detto l'altra volta che la prima cosa che fa è proprio di andare dentro la cartella HTML e cercare quali sono i file per fare l'override, Non trovando un edit.php ma un editchanger.php non lo carica, non lo riconosce e non lo carica. Allora, per fare questo però io ho bisogno di aggiungere un link al menu. Menu che è questo qui, giusto? Allora, qui ci sono diverse voci. Allora, noi ora cerchiamo, sperando che ce lo dia, perché generalmente bisogna fare proprio la connessione. Allora, come si crea una nuova voce di menu? Si va sul nuovo e la carica, ve lo dico, ecco, si sceglie che tipo di azione si vuole compiere.
ed ecco che qui c'è tutta una bella scelta. Abbiamo, possiamo caricare una cosa dei contatti, no, la pagina per la ricerca all'interno dei contenuti del sito, no, statistiche, ricerche, no, link web nemmeno, link di sistema non ci interessa, il wrapper nemmeno, la gestione utenti sì, ci potrebbe interessare, il newsfeed e gli articoli. Scusa, cos'è il wrapper? Il wrapper praticamente ti permette quella, ti permette di, all'interno della pagina di poterci far caricare dentro un sito esterno o un link esterno. Link esterno te ce lo carichi e quando ti apri la tua pagina del tuo sito puoi anche far comparire all'interno del tuo layout il sito fatto da un altro, ad esempio. O comunque una pagina anche tua però fatta sul tuo server. È una gestione per far entrare, diciamo, i contenuti di altri siti, le pagine di altri siti all'interno del tuo sito. Okay. Allora, articoli, crea nuovo articolo, eccoci qua, che è quello ci interessa. Ora bisogna dargli un nome e noi gli diamo scrivi articolo, ta 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 ta, si guarda, pubblicato sì, accesso pubblico anche se poi anche ci darà dei problemi sicuramente, mostra nel menu principale perché questo qui è stato identificato come il menu principale, quindi va bene, pagina predefinita no. A clicca e va bene, okay. Perfetto, vedete questo è il link univoco che Jomla dà a questa particolare pagina. Ok, allora qui ci fa un refreshino rapido, ecco, speriamo che ce lo dia senza dover fare il login, non si è autorizzato, perfetto. Allora noi si va a fare un'altra cosa, si va a scrivere articolo in testo, si cambia le impostazioni, ecco, da pubble a speciale, ok, e a questo punto noi bisogna anche far pubblicare il login, che però mi sembra c'era più. Crescino. Ecco. Ah già, giusto, essendo special non me lo fa vedere. Ecco. Quindi ci rimetto i soliti dati, quelli anche del pannello amministrazione, in questo caso, ma non fatelo mai. Ecco. E qui c'è tutto il coso. E adesso io dovrei vedere, ecco, scrivere articolo. Questo è come compare, ok, l'editor per poter scrivere il proprio articolo. Il titolo, alias è il titolo per come lo riconosce Jomla, per cui a volte può essere anche diverso dal titolo che date voi, e questo però accade solo in un caso in cui voi prima scrivete un titolo e lui automaticamente lo prende come alias. Poi magari ci ripensate, non vi piace il titolo e cosa succede? Succede che voi modificate il titolo, non vi ricordate dell'alias, per cui rimane il titolo fatto la prima volta come indirizzo unico per Jomla, che poi è anche il, diciamo, quello che verrà indicizzato sostanzialmente. Quindi ricordatevi, quindi se modificate il titolo qui, magari il vecchio titolo dato nell'alias lo selezionate, lo cancellate, cliccando salva lui automaticamente a quel punto ricarica il nuovo titolo. Ci sono vari comandi, vedi, articolo, immagine, page break, leggi tutto, edito sì e no, che sono tutte funzioni con cui si può arricchire il sito. E vi ricordo il discorso che vi feci su plugin, perché nei plugin vi dissi che sostanzialmente proprio dalla gestione dei plugin gestite queste cose qui, anche queste cose qui. Quindi non si va, per esempio, in questo caso essendo un discorso di editor, eccoli qui, vedi, bottone per l'articolo, quello per l'immagine, per page break e read more. Se io fo così e lo disabilito, ok,
a questo punto mi sparisca. Vedete? Però c'è rimasto questo, ma perché non era compreso in questa selezione qui. Ok? Quindi questo vi permette attraverso i plugin, anche i plugin che trovate, di poter arricchire il vostro editor e non solo, perché l'altra volta vi feci l'esempio della possibilità di avere i commenti ai vostri articoli tramite Facebook. Okay? Anche quello è un plugin che lui automaticamente carica in fondo ad ogni articolo. Poi le cose da scegliere, quelle qui. Allora, guardiamo ora adesso, se io cambio questo qui e gli ridò il nome, quello suo originale, ora, cruciando le dita, mi dovrebbe prendere, però prima mi conviene uscire. Vedi, già qualcosa è cambiato, eh? Tanto questa cosa qui che prima non c'era. E ora vi farò vedere perché. E soprattutto sono stato in grado di poter, tanto di evidenziare alcune aree con dei colori. Vedete anche i metadati, ci ho messo questa cosina tratteggiata sotto, che prima non c'era, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché sostanzialmente, qui dove siamo? Allora, questo perché io ho aggiunto, e lo posso fare in quella pagina lì, ho aggiunto delle classi, oppure ho cambiato dei nomi a delle classi alle quali poi nel template ho dato delle strutture particolari, delle cose particolari. Allora, vedete, guarda. Allora, questo qui sicuramente form LM è di Joomla, però questo l'ho aggiunto io. Ok? Quindi anche questo ha un suo corrispondente nella classe di stile. Andando in giù, se guardo, anche a questo gliel'ho dato io. Ok? Questo è di Joomla, vedete? Chiaramente queste cose non si capiscono che cosa vogliono dire. Ecco. Poi vedi, meta. Ok, l'ho dato io, e questo mi permette a questo punto, quando io poi ho la gestione template, di assegnare delle classi particolari. Eccoli, oddio, che si vede. Allora, eccoli, vedi, ci ho messo questo qui per trovarlo subito. Ecco quel form LM che io ho preso, sapendo che è gestito, cioè che c'è come classe, io ho ripreso, quindi punto form LM, e io ho detto di dare a tutto ciò che ha questa classe di stile, di dargli un margine di 10 in alto, 0 a destra, 10 in basso e 0 a sinistra. Okay? Lo ricordavate il discorso di quando si dà i margini, padding, e si dà le istruzioni, si devono mettere nella alto, okay, sinistra, basso. Cioè alto, destra, basso e sinistra. In realtà ci dovrebbero essere quattro valori che però possono essere raggruppati, per cui il primo vale sia per l'alto che per il basso, e lo zero vale per la destra e per la sinistra. E se ne parlò l'altra volta quando si inserì, mi sembra, l'istruzione quella lì, contenitore, se non ricordo male, eccolo qui, che mi chiedesse l'altra volta, cioè che si disse ok, lo facciamo comparire al centro della videata, per cui gli si era dato il comando auto. Marco, scusa, che colore è il cancelletto CCC? Accanto a solid. CCC. Ah, è un grigio. Un grigio? Questo grigino qui. Ah. Questo. Ok? Sì. Quindi ho preso, vedete, queste qui, publishing, il meta, e gli ho dato tutte queste proprietà. Ok?
che poi vedete, text area, form e tutte queste cose che noi troviamo qui. E io dato dei colori. Ecco, in questo caso qui cosa si è fatto? Abbiamo praticamente abbiamo fatto un override su quelli che sono i file, diciamo, originali di Joomla. E questo override appunto ci permette di poter dare uno stile nostro particolare a qualsiasi pagina che Joomla ci restituisce. Questo è molto importante ed è stata, credo, una delle conquiste più straordinarie fatte nelle ultime versioni, perché prima questo qui era molto difficile poterle realizzare. Allora, e questa per esempio l'editor, e ora andiamo a vedere anche l'editor. Ok, vediamo. Allora, se vi ricordate, ecco qua, vedete? Vi avevo segnalato per il vostro uso e consumo il template vuoto, l'editor, il file manager, il backup, no? Come componenti e cose da scaricare da Joomla.org. Gli strumenti che noi vediamo qui possono essere, diciamo, si può scegliere cosa far comparire e cosa non far comparire. Avendo dato appunto questo editor JCE come di default, per cui è quello che verrà utilizzato da tutti, noi, siccome è un componente che noi abbiamo installato, ora andiamo a vedere cosa si vuole far vedere quando... Qui vi permette, come vedete, c'era anche due voci, in realtà le potete aggiungere quante ve ne pare e assegnarle ognuna di queste ad un utente specifico, in modo tale che, faccio un esempio, buona norma sarebbe non mettere mai in condizione un utente sprovveduto di avere dei comandi tipo, ecco, la lista non ordinata, la lista ordinata, perché comunque sono cose che, come per esempio la formattazione del testo, perché sono tutte cose che vengono gestite poi da voi attraverso le classi di stile, per cui questo può generare anche dei problemi, per cui voi avete specificato il testo sia tutto giustificato e magari poi un utente ve lo mette tutto allineato a sinistra, quindi si crea un problema. Ecco che allora noi, appunto, accedendo da questa funzione qui, eccolo, possiamo scegliere cosa far vedere e semplicemente trascinando tutto lo leviamo, a parte il bold ce lo lasciamo, l'inclinato uguale, e questi ci servono, si trascina tutto e ce lo leviamo di fondo. Pertanto tutte cose che a mio avviso userete una volta sola nella vita, e poco più. Quindi possiamo anche lanciarci nella previsione che non vi serviranno mai a niente. Una cosa importante invece, secondo me, da lasciare comunque, sempre e comunque, beh, sono comandi ovviamente del taglia, del copia, dell'incolla, questi si levano. Okay. Vediamo tutto, che non ci garba la pulizia e la semplicità. Queste cose qui sono da maniaci della scrittura. Questa tanto ci serve a niente. Abbiamo tutto, abbiamo pazienza. Questi si lasciano. Ecco, una cosa da non lasciare mai, secondo me, sulle tabelle, sono una delle cose più brutte che sono state inventate, perché sono ingestibili. Di vista, io parlo da un punto di vista grafico, devo dare sempre che qualsiasi giudizio io lo do sempre in veste di grafico, non da tecnico del computer da chiamare il sabato quando ci do. Allora, questi si lasciano, il correttore ortografico, tanto ancora Google, l'italiano, e sì, Google, Chrome, quello che è, ancora non è partito, quindi vi segnalate errori tutte le parole, scrivete. Poi qui c'è i comandini per il codice HTML, che sono utili perché a volte permettono di risolvere delle situazioni imbarazzanti. Si è lasciato, se vedete. Quindi questo si leva, questo si leva, mentre questo
Ok, poi ognuno se li mette dove li pare, eh? Se vi aprono più sopra li mettete sopra, eccetera, eccetera. Allora, facciamo salvo. Ok. Sotto aiuto, perfetto. Allora, di tutta sta roba guardiamo cosa c'è. Che c'è rimasto? Parte, parte, c'è rimasto tutto. Allora, questa cosa è qua. Allora, come fa così? Purtroppo. Sempre questi. Comunque, diamo un'altra sguardatina, qui sempre tramite questo componente vi permette inoltre di gestire anche altre cose, tra cui diciamo, la larghezza e l'altezza eventualmente del vostro editor, qualora desiderate modificarla, ma io vi consiglio di lasciarla qui, a meno che non ci sono esigenze particolari. Queste sono a vostro piacimento, se ce le volete o meno. Nelle opzioni, questo anche questo io lo lascerei così com'è. Nel file system... invece questa è una cosa molto interessante. Perché? Perché questo vi chiede sostanzialmente tutte le volte che voi caricate dal front-end un file tramite per esempio, ad esempio il comando della foto, che è questo qui, inserisci, modifica immagine, lui da questa pagina, da questa cosa qui voi ci potete specificare dove la volete. Ad esempio qui poi vi dà dei suggerimenti, per cui se usate queste definizioni qui, lui addirittura vi dà anche la possibilità che ogni singolo utente possa avere una sua propria cartellina dove metterci tutti i propri file. Quindi o si lascia di default, in questo caso lui ce lo chiede e ci segnala images, che sarebbe poi la cartella quella tra tutte le cartelle o le principali, oppure potete metterci ad esempio templates slash, a quel punto bisogna ricordarsi qual è, che non me lo ricordo mai il coso, ma che sicuro non ci serve più, saliamo. Ok, però è il mio template, non quello di sistema. Poi guardo qui e dico ok, che c'è scritto username, eccetera, eccetera. Allora io metterei dollarone come qui, no? User type, ma username.
In questa maniera trovate, vado a caricare e al momento che io mi registro come utente, lui, vista tutta questa situazione, mi va a creare una cartella col mio nome, proprio il nome dello username. In questo caso, siccome io ho dato come username Marco, mi crea una cartella Marco, ma se mi chiamavo Alice Rossi mi creava una cartella Alice Rossi. Ok? Questo è molto importante perché vi permette, nel caso che abbiate un sito dove ci sono parecchi accessi, di separare i contenuti di ognuno in modo tale che non siano visibili e né utilizzabili da altri. Ricordiamoci anche che, per esempio, ci sono delle cartelle che sono ad accesso limitato, tra cui c'è proprio Templates, ok? Lo tolgo, così non è più limitato. E poi c'è la parte interessante che è quella relativa al file browser. Qui, uguale, si potrebbe ripetere il comando oppure lasciare, perché a quel punto, non essendo specificato niente, lui va a cercare quell'altro, quello che ho già dato nelle impostazioni generali. Qui possiamo inserire il limite massimo delle dimensioni del file che permettiamo che possa essere caricato, ok? E ovviamente la misura è espressa in kilobyte. Bene. Qui possiamo anche scegliere che tipi di file permettiamo che siano caricati. Ora qui di default credo che carichi tutto, per esempio file XML, i maledetti file Word, i video, vedete? Ovviamente sempre meglio tutta questa rovina, a meno che non abbiate proprio un utilizzo massiccio, e levarsela di torno, perché purtroppo in questa misura qui, per esempio, credi che file di flash, ma tanto flash ormai non lo usa più nessuno, i file zippati, come che non, però li potete anche togliere, possono essere, diciamo, i mezzi con cui vi possono entrare dei troiai dentro il sito e magari darvi dei problemi poi in futuro. PDF, insomma, vedete un po' voi. Io generalmente faccio caricare nel sito, generalmente si sta parlando di foto, di immagini, quindi praticamente levo tutto e lascio solo magari il GIF, il JPEG e il PNG, ecco. Poi per il resto lo levo tutto di torno. Questa è la gestione uguale delle foto, ok? E anche qui possiamo scegliere, vedete, anche qui dare che tipo di file far caricare. In questo caso, essendo foto, ovviamente lui mi chiede solo queste. Qui mettiamo, diciamo, allora, poi qua giù si può dare già di default, ad esempio, immagini delle vostre foto, cioè a volte create una foto dentro un articolo per cui poi vi ritrovate con l'articolo appicciato alla foto, no? Che è una cosa orribilissima. Guarda, se si arrivasse qui. Qui potete, per esempio, se voi prevedete che tutte le vostre foto vengano caricate tutte a sinistra, magari date 0 per quanto riguarda la parte alta, poi gli date 5 pixel a destra, per cui il testo che cade alla destra della foto se ne sta scostato di 5 pixel, sotto generalmente bastano 1 o 2 pixel e a sinistra gli date 0. Poi potete scegliere se far comparire quegli orribili bordi che a volte ci sono intorno alle foto, quindi no, quindi questo lo saltate tutto perché avete detto no, quindi questo non vi interessa. E la parte più importante è da avere già l'allineamento della foto. Siccome voi prevedete di fare un sito dove tutti quelli che caricano delle foto per il proprio articolo siano sempre allineati a sinistra, voi gli date l'istruzione a sinistra, per cui a quel punto l'utente non avrà neanche più la necessità di dover specificare tutte queste cose qui. Quindi limitate la possibilità di compicciare dei pastrocchi, ok? Una cosa importante, ecco, qui vi chiede delle altre cose. Allora, la possibilità di poter scegliere che dimensioni dare alla propria foto, noi gli diamo yes,
l'alignment, tanto abbiamo detto che è questo qui, quindi non diamo la possibilità di poter cambiarlo, uguale vale per i margini, uguale vale per i bordi, l'upload sì è possibile creare una nuova cartella all'interno di, all'interno di quella che è, sì, va benissimo. Io metterei no sempre sulla possibilità di cancellare una cartella, perché può succedere che se io carico delle foto, ok, dentro una cartella, una serie di articoli, poi inavvertitamente cancello la cartella che contiene queste immagini, ovviamente queste immagini e gli articoli non ci sono più. Così uguale per lo stesso ragionamento la possibilità di rinominarla, il copia e incolla e il taglio, file delete no, file rename sì, no, file no, ok, e qui ci siamo, i link. È possibile già anche qui per i vostri utenti dare la possibilità di inserire delle parole che siano dei link esterni o anche interni allo stesso sito, però generalmente quando si fanno i link spesso e volentieri sono sempre link che fanno riferimento a siti o a pagine esterne, quindi prendiamo open in new window, ok, questo si lascia, enable, guarda, perfetto, ok, questi sono quelli più importanti, andiamo sul port, questi lasciamo aperti, questo è il famoso comandino che io vi consiglio di far usare sempre, che è quello che praticamente distrugge tutte le formattazioni che Word si porta appresso. Voi fate un copia e incolla da un file di Word, infatti consiglio proprio di non usarlo più, di non usarlo proprio per niente, però se proprio vi scappa forte usate Word, al momento che fate il copia e incolla di un testo, magari un articolo, ovviamente è più agevole scriverlo su Word che non scriverlo qui sul vostro editor, per cui potete fare il copia e incolla e utilizzando appunto quella fine, quella cosina lì che ora adesso poi adesso non si vede, tra poco ce la faranno vedere, che praticamente vi cancella tutte le formattazioni, questo vi rende sicuri, perché ricordatevi sempre come deve comparire il testo, voi lo decidete voi attraverso la classe di stile e nessun altro, questo proprio per evitare sorprese, ok? Queste sono altre cose, e queste sono altre, non ci interessa. Okay. Perfetto. Guarda, se qui ci fosse la gioia, non so se sicuramente esce. Avete domande, curiosità? State seguendo, vi state addormentando? Oh, alla fine la spesa. Eccolo. Eccolo il famoso comando che vi dicevo io, quello da utilizzare in caso di Word, ok? Voi fate il copia da Word, venite qui, fate il paste, vedete, come testo lineare, vi si apre la finestrella apposita, fate l'incolla, cioè con il CTRL più V, e tutto quel testone che avete copiato lo rimettete qui dentro, fate insert e a quel punto lui ve lo riporta, però togliendo tutte le formattazioni. Quindi a quel punto il vostro testo è gestito dalla vostra classe di stile. Si chiama test and plain? As a plain test. Paste as a plain test. Chiaro che dovete scegliere poi la categoria dove pubblicarlo, se è da pubblicare o se è sospeso o se è archiviato, quello che vi pare. Se deve andare in evidenza si intende metterlo in prima pagina, ok? In evidenza è quello lì.
si può decidere anche di farlo che inizi la sua pubblicazione il 27 agosto prossimo, oppure domattina, oppure far finta che sia stato pubblicato 10 anni fa. E qui da qui, cliccando qui sopra, praticamente vi compare questa farina qui, e se andate indietro vedete anche negli anni, ok? Potete anche decidere di scrivere un articolo adesso per il 2020, ok? Il 4 novembre del 2020, e lui il 4 novembre del 2020 ve lo pubblica. Allo stesso modo potete, se non specificate niente, fare in modo che questo articolo sia sempre pubblicato, oppure decidere anche che ne so, dopo 30 minuti da questa pubblicazione lui automaticamente venga sospeso, indicando appunto anche qui una data e un orario. Questo è molto utile, specialmente quando si fanno, quando magari si sta fuori e oppure ci sta una giornata libera per scrivere diversi articoli, diversi contenuti, e poi però dandogli appunto una scadenza ben precisa, poi per una settimana si porta anche Marco, a fare altre cose. Scusa, questa opzione qui nella 1.5 di giugno non c'era, vero? No, c'era? Sì. L'accesso, cioè, deve essere un accesso, cioè, a tutti, quindi public, se è solo per utenti registrati, se è solo per utenti special, in questo caso io perché sono l'amministratore, oppure per un tipo di utente che io ho creato e che ho nominato Jomna, che ora andremo a vedere. Poi c'è questa cosa qui delle lingue, okay? L'importanza della meta description e della parola chiave, che identificano e permettono che il vostro contenuto sia poi ritrovato sulla rete tramite ricerca. E qui ci sono i comandini che io ho lasciato, tra cui il famoso la visualizzazione del codice HTML appunto del contenuto. Questo è utile quando a volte magari vi sfugge qualcosa e non capite come mai una cosa non viene fuori come dovrebbe venire, magari se entrate qui dentro potete anche vedere se ci sono degli errori o qualche cosa. La domanda, i comandi di prompt ce li sconsigli tutti allora? Io non sono sincero. Ma cosa ti serve? No, appunto parlavo a questi bottoni che ti hai cancellato, diciamo, dalla barra. Allora io fa un discorso più generale, nel senso, io do per scontato che voi dobbiate creare un sito per chi, dove ci hanno accesso tante persone, ok? Allora meno roba gli fate caricare e più la notte dormite tranquilli, perché è anche il sistema per evitare che dentro vi si infili qualche virus o qualche cosa, o anche degli script che possono anche far prendere al sito delle pieghe strane. Io vedo dall'esperienza che insomma poi sostanzialmente la gente poi quando scrive non è che ha bisogno poi di tanti fronzoli, anzi meno gli dai gli crei anche meno problemi, perché sappiamo tutti come siamo, no? Più scelte ci stanno davanti, a volte è la volta che non si fanno scelte, per cui sempre meno ridurre al minimo tutte le opzioni. Ovviamente si lasciano i discorsi dei link esterni, si lascia il copia e incolla, il taglia, l'inserimento dell'immagine è importante. Poi, siccome nel testo comunque è importante alcune parole mettere in grassetto oppure inclinate oppure sottolineate, queste si lasciano. Poi è importante anche i comandi di annulla o ripeti l'operazione. Ecco, sostanzialmente noi praticamente una volta inserito il titolo, una volta scritto, inserito la fotina, scelto la categoria, qui è possibile, fa conto, io adesso sono loggato come Marco, proprio per dire, scrivo questo articolo e poi dico lo voglio dare a nome di Alice Rossi. Ecco, io allora a quel punto lui non identifica più questo articolo come scritto da me, nel sistema sì, però nel lato pubblico lo fa apparire che questo articolo l'abbia scritto Alice Rossi. Stato pubblicato, in evidenza no, perché voglio che mi rimanga nella categoria quella interna, ok, inizio pubblicazione. Se non specifico niente, come clicco salva, è subito pubblicato, ok? Lo possono vedere tutti, le lingue, lasciatelo così. Qui ci metto la descrizione dell'articolo, quella che mi interessa, che una volta Google restituisce la ricerca, vi faccia comparire sotto il link che porta al vostro articolo di che cosa parla,
e le parole chiave ovviamente per cui voi volete che questo articolo sia indicizzato. Cliccate salva e ci siamo. In questo caso io, non avendo messo niente, che fa nulla. Ok? Quindi, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto innanzitutto che è possibile, come si aggiunge un link al proprio menu, principale. Addirittura l'abbiamo fatto con una particolare categoria di accesso, perché gli abbiamo detto che lo possono vedere solo quelli con accesso special, in questo caso gli amministratori. Infatti adesso scrivi articoli non compare più, perché in questo momento, essendomi loggato fuori, lui mi riconosce come un qualsiasi utente che naviga sulla rete, per cui lo scrivi articolo non me lo fa vedere. E così facendo si possono creare menu anche complessi. Quello che io vi consiglio sempre è questo qui: non create mai dei menu dove ci sono 25.000 voci, ma anzi, se avete esigenza comunque che 25.000 voci ci siano, che queste siano separate, cioè su più menu. Okay? Per cui usate sempre un menu principale che indirizzi su quelle che sono le categorie più importanti del vostro sito, e magari poi aggiungete per altri tipi di contenuti eccetera un menu apposito, oggi va di moda metterlo in fondo, dove poi specificate il link che vi porta ad altre cose. Questo perché? Perché se voi mettete perché il problema è sempre la navigabilità e l'usabilità dei siti. Per cui a volte se mettete di fronte ad un utente 100.000 scritte è la volta che non si trova niente, poi ci si confonde. Per cui cerchiamo sempre di ragionare partendo da delle categorie principali per poi scendere poi nel dettaglio. Gli articoli nella nuova versione sono gestibili. Una volta c'era la gestione sezioni e la gestione categorie. Questo permetteva di avere una sezione con tantissime categorie al suo interno. Con la gestione categorie, diciamo unificata, definiamola così, che cosa succede? Che praticamente le possibilità di creare intrecci tra le varie categorie, cioè quindi tra i vari gruppi di contenuti a cascata, sono tantissime. È il caso, ad esempio, questo sempre per quanto riguarda i contenuti, quindi si sta parlando di articoli. Per cui se io ho un articolo sportivo farò una categoria sport, all'interno di questa categoria sport ci metterò baseball, calcio, golf, racchettoni eccetera eccetera. All'interno di baseball ci potrei mettere l'IBL piuttosto oppure all'interno del calcio ci metto la serie A, la serie B eccetera eccetera, così avanti. Ma è possibile creare proprio una voce di menu che mi contenga la categoria sport? Intera? Certamente. Sì. Ti fai un'unica, come? Lo facciamo dopo un esempio. Si può fare subito. Ti faccio una una categoria nuova. Ok, io qui adesso ho non categorizzato e notizie, però io posso fare anche sport. Perché io so uno sport. Allora, sport. Salve. A questo punto, se io ora andassi a scrivere un articolo, dovendo andare a scegliere poi la categoria dove lo voglio pubblicare, ci troverei oltre a notizie e a non categorizzato, ci troverei anche la categoria sport. All'interno di questa categoria sport io potrei mettere altre categorie, mi dicevo prima baseball, calcio eccetera eccetera, però posso anche lasciarla lì. Però posso anche fare sport e sotto appartenente a sport ci posso mettere appunto le altre categorie che gli stanno sotto, per cui a categoria principale scelgo sport, ok? Io ci metto baseball, ok, ok, l'ho messa qui, l'ho presa, sport, ecco, vedete, già me l'ha messa spostata, ok. Qui se ora io creassi anche i vari campionati di baseball e con nuove categorie annidate a baseball, me le metterebbe poi nella visualizzazione ancora più spostate a destra per farmi capire che quelle erano. Allora te cosa vuoi fare? A questo punto te puoi scegliere che nei tuoi contenuti, cioè nel menu in alto, quello principale, metti la categoria sport, ti interessa di far vedere tutto lo sport, quindi oltre al baseball anche il calcio, il golf, i racchettoni,
Allora a quel punto, quando ti vai a creare nel menu principale una nuova voce, non visto che bisogna fare così, vai ad articoli e scegli di far vedere la categoria blog, ok? Addirittura puoi anche mettere il singolo articolo da, come link al menu, però per far vedere appunto tutta la categoria che ti interessa, infatti lui ora mi chiede quale categoria. A questo punto io o gli do sport o gli do la sua sottocategoria, che è verde. Però siccome noi si è detto di iniziare dall'alto e poi a cascata, quindi gli si dà sport e gli si dà proprio il nome. Sport. Allora, siccome poi tutta sta roba a me comincia da minoia, me la proprio me la levo di torto e la cestina, sacca. Ora qui è anche possibile spostarla, per cui se a me mi interessa di farla comparire qui, cioè in una posizione più favorevole, non fa altro che spostarla così, vedete, oppure digitando direttamente tutti i numeri della sequenza per la sequenza che mi interessa, in modo tale che poi io, che c'è? Dipende più così. Ecco, infatti se adesso lo devo fare questo, dopo home non ho più notizie, ma ho sport. Ok? Quindi con questo giochino io me li sposto. E se vado qui, cliccando sport, vedete? Ovviamente non essendo gli articoli non si vede niente. Ok, è chiaro? Non avevo visto selezione categoria. Non l'hai visto? No, no, adesso sì, quando l'ho provato no. Ci ho perso mezz'ora anche lì. Guarda. Ma io ti capisco perché ce ne ho perse tante di mezz'ora io. Siete un po' qui, capisco solo come ragiona lui, capito? Perché poi il danno è questo. Era sicuramente una banalità, però. No, no, ma il problema è questo, bisogna uno per uno, cioè questi link, andarseli a studiare, vedere e capire. Tenete conto allora che contenuti vi gestisce tutto, le categorie appunto e gli articoli. Componenti, le estensioni vanno da sé, il menu vi gestisce il menu e l'utente. Quello che tu non avevi capito che cos'era? Come aggiungere il link al menu? No. Come creare una categoria? Il menu l'avevo aggiunto, però che non l'avevo trovato, scegli quale categoria gli volevo dare di... Perché era a destra. Ma l'ho anche spulciate le categorie sotto, il menu sotto non quello. Io non ti riuscivo a dire. Un'altra funzione importante di Jomla, diciamo dalla, credo sia dall'1.6 che è iniziata questa cosa della gestione utenti straordinaria, o dall'1.7, quando era? Cioè devi dare l'accesso più capillare a una sì, esatto. Capillare. Mi sa dalla 1.5. L'1.5 non si faceva niente. Io, tant'è vero che io per poterlo fare avevo caricato un componente sconosciuto che mi ha permesso di Ah, vero, no, forse della 2.5 addirittura, non so se già c'è. Non so chi è che ce l'ha 1.6, chi è che ha usato la 1.6 e 1.7. Vabbè, comunque, diciamo che da questa qui avete la possibilità di avere una gestione utenti molto personalizzabile, per cui se al vicino di casa che vi resta antipatico e gli volete dare una categoria apposita, qui lo potete fare e potete così gestire anche quello che lui può fare all'interno del sito, cosa non può fare e soprattutto cosa può vedere e cosa non può vedere. Per fare questo bisogna lavorare su due fronti, ovvero sia sul gruppo utenti e sul livello di accesso. In questo caso io ho creato nel gruppo utenti, accanto a quelli default che sono public, manager, administrator, registered, author, editor, publisher e super user, io ho creato un gruppo utenti che si chiama Corso Jomla. Di qua ovviamente ho creato poi come livello di accesso, perché poi sono andato a spuntarlo, ok,
corso di Jomla e ho dato il nome di Jomla semplicemente. Questa cosa qui poi, via via che voi andate anche ad esempio nella gestione dei contenuti, piuttosto che nella visualizzazione del menu, piuttosto che nella gestione di dove l'utente può pubblicare il proprio contenuto, se lo può modificare una volta che l'ha pubblicato. Cioè, rendete conto che in questa versione sostanzialmente sono state introdotte delle novità molto particolari e soprattutto utili. Per esempio, perché se ho io un articolo Jomla e lo voglio rendere visibile solo alla categoria, vedete, a livello di accesso Jomla, lo posso fare. Quindi tutti quelli che hanno questa cosa qui lo possono, solo loro lo possono vedere. Ecco, io poi in fondo all'articolo, vedete, c'è anche questa possibilità qui, io parlo a livello di amministratore, e qui praticamente decidete cosa può fare un utente che ha un livello di accesso Jomla e che appartiene a questo gruppo qui. In questo caso non gli è, di default non gli viene consentito l'eliminazione, non gli viene consentita la modifica e non gli viene neanche consentita la modifica stato. La modifica stato è se deve essere pubblicato e quando. Ok? Quindi gli si può dare la possibilità di poterselo eliminare, di poterselo modificare e anche di decidere quando pubblicarselo o meno. In questa maniera, facendo questo tipo di lavoro su tutte le varie situazioni, noi possiamo permettere, nel caso specifico di questo articolo qui, Jomla, con questa foto qui, possiamo permettere a chi ha questo tipo di accesso qui, cioè Jomla, che fa parte di questo gruppo qui, praticamente gli viene data l'opportunità di poterlo addirittura anche eliminare una volta che ha fatto il suo accesso nel sito, oppure anche di poterlo modificare. Ora voi capite bene che queste sono cose piuttosto pericolose, perché se nel flusso degli articoli che vengono pubblicati si permette di fare tutto a tutti, questo può creare dei problemi. Quindi è sempre buona norma, ad esempio, decidere attraverso le opzioni cosa può fare cosa. Ok? Ecco, si va su permessi, corso Jomla, ecco. Qui si può decidere già in modo tale che vale per tutto cosa può fare e cosa non può fare. Allora, può creare, può eliminare, può modificare lo stato, può modificare elementi propri, ok? Può avere l'accesso all'interfaccia amministrativa e qui si decide sostanzialmente che tipo di accesso può avere. Allora, ci sono domande? Ci sono problemi che avete riscontrato, sono cose che avete già fatto? Che si sa? Sono già state fatte? Anche te con la 1.5? Sì, io ora se c'ho la 1.5, che poi forse è la 7, perché io ho scaricato un template che era per l'1.7, quindi almeno 1.7 è... Sì, ma queste cose qui erano già possibili. E poi mi funzionalmente 2.5, quello che mi sono fatta in locale, insomma, tutto il mondo. Sì, questo degli utenti è una cosa importante, perché, insomma... Io ora l'ho visto proprio per questo problema dei pagellini, proprio con il gruppo di utenti, i livelli di accesso. Sì, anche perché il pagellino non è che lo possono vedere tutti, immagino, no? No, non è. Bisogna lo veda. Uno solo. Esatto, per cui gli va creata addirittura proprio un account, cioè proprio un livello di accesso personalizzato. Sì, solo il gruppo utenti è una persona, basta a quel punto, ognuno ha un livello di accesso, se poi si farà, insomma. Insomma si può fare, ecco, nella sua risolta un po' così, e magari sì, all'inizio può sembrare un po' complicato, però quando si entra poi nella logica del programma ci vuole un po',
finestra lassù. Ah, i pagellini come li realizzi? No, ma quello tanto ora starà a vedere, tanto il sito va, va rifatto tutto, per cui prima si rifà. E a proposito di questo, io ho provato a cercare il tuo template vuoto, il GT25 Blank, ma non l'ho trovato. Ne ho trovati tanti altri, anche quelli vuoti. Ma hai cliccato qui? Ma io non sono entrata, entrata, ho cercato per scaricarlo così da internet, non l'ho trovato. Alla fine ho trovato che l'Atomic, tutto sommato, che è uno di quelli che gli hanno dato, è comunque vuoto, in effetti c'è un CSS ed è vuotino. Che ho provato a usare qui? Sì, bianco. Riesci a modificarlo, personalizzarlo? Ci devo mettere un attimo. Di buzzo buono, come si dice. Perché, vabbè, se uno conosce un po' di HTML, poi le modifica le cose. È che mi ci devo mettere l'impegno. Sì, sì. Con la giusta concentrazione. Altri che hanno fatto esperimenti? Io qualche esperimento l'ho fatto. Io volevo appunto fare una domanda per personalizzare un template scaricato e volevo aggiungere una posizione ben definita per un'immagine, al di sopra di tutto. Poi io mi sono coperto con PHP e quindi diciamo, ho abbandonato l'idea, magari appunto volevo chiedere proprio oggi se era possibile farlo. E se sì, sicuramente sì, come. Cioè, tu vuoi inserire già un'immagine dentro l'index.php? Sì, qua abbiamo fatto un riquadro, magari aggiungere sopra il riquadro un'immagine. Sì, si può fare. Ora io quello che mi ero raccomandato l'altra volta è che quando avete questi dubbi qui, di andare a fare un po' gli spioni, nel senso di andare a vedere se ci sono in quell'altro template già di default, se ci sono queste cose che vi possono interessare. Ora io non lo so, ora non ci si fa guardare, però a parte non si vede da qui perché non ce lo permette più la 2.5 di fare queste birbonate, quindi andiamo magari qui, vediamo se c'è qualche cosa che è riconoscibile come... Sì, poi se non è in alto va bene anche da un'altra parte. Ma vediamo se... Va bene anche a destra, Come? Logo id è probabilmente... Lui addirittura ti dà tutto il coso, però ovviamente perché lui, però noi cosa si fa? Magari si prende solo questa istruzione qui, ok? Gli diamo il percorso alla cartella e all'immagine che te hai, mettendolo dopo, questo qui, ricordandoci poi che devi chiudere la cosa con... Quello diciamo, non è il punto della sorgente dell'immagine, diciamo. Come? L'SRC non è dove mi va a pescare l'immagine. È la fonte, sì. Il parte. Però questa è source, quindi lui. Però io non volevo cambiare il logo, quello già fatto. Proprio aggiungere una posizione in più rispetto al logo. Fammi c'è un fuoco in alto? No, c'è una a sinistra, devo mettere una fotina anche nel centro. Sopra quell'altra? Sì. Esattamente sopra quell'altra? No, diciamo sopra di tutti, centrata nel mezzo. Tanto il testo ce l'ho ancora sotto, il logo a sinistra. Allora, da un po', se ho capito bene. Nel nostro caso c'è il riquadrino, poi sotto c'è il menu principale. Al di sopra del riquadro, se si volesse aggiungere qualcosa, sì, qua. Più sopra qui, sì. prima del righino. Sì. Allora, qui sostanzialmente si può fare in due modi. Può aggiungere magari che ne so, una classe, qualcosa. Yep.
quotina. Okay. Allora, lo fa da qui, ok? E qui tanto di specifico la larghezza. Partiamo dal presupposto che noi usiamo un contenitore che è largo 500, quindi io ne so quanto lo dobbiamo fare, 250, 200 feet. Poi questa fotina quanto deve essere alta? Se sul 200 mettiamo 175 feet. Questi vanno specificati perché sennò non vi carica mai niente. Allora, tanto per vederlo, poi magari dopo si toglie, gli si dà sempre un bordino perché sennò si capisce male dove sono finite le cose. Ok, allora intanto vediamo un po'. Sì, lo fa bene. Come abbiamo dato, se vi ricordate, al contenitore gli abbiamo dato il padding, ok? Eccolo qui, dov'è? Il contenitore, gli abbiamo dato il padding 10 pixel su tutti e quattro lati, ecco che lui il default me la mette nell'angolo in alto a sinistra, però essendoci il padding me la abbassa dall'alto di 10 e da sinistra di 10. Però io la voglio mettere fuori dal come? Fuori dal contenitore. La volete fuori dal contenitore? Okay. Io invece ero probabilmente una scelta abbastanza più complicata perché avevo replicato le istruzioni anche quelle del PHP e poi avevo richiamato la mia classe della foto, insomma. Però non usciva fuori niente, credo di aver sbagliato. Ma l'hai specificata la larghezza, l'altezza? No, di là avevo denominato solo la posizione e poi volevo replicare le specifiche che usava per il logo. Questo template aveva già un logo predefinito. Io volevo creare quelle specifiche lì, solo cambiato un po' di posizione. Sì, però io non ho capito, ma che dal livello di istruzione che cosa hai scritto? Dunque, che ti ricordi? Ma che cosa un po' più rigida. Quindi il CSS ha dato un incentivo in nome. E ti ha creato un DVD, faccio un esempio, DVD uguale, cioè nel PHP cosa c'è? Nel PHP ho recuperato non solo il div, anche la parte sovrastante che riguarda le istruzioni del PHP. Non vedete, mi sono complicato la aspetta, se non ho capito, grazie per la pazienza. Allora, noi si è iniziato, praticamente non si è iniziato da qui. No, ho lavorato da qua, perché... Allora, vediamo di questa roba. Ecco, noi siamo qui. Contenitore è quel coso grosso e rettangolo, ok? Te l'hai messo prima di questo? Sì, però non ho lavorato... Però non hai usato questa cosa qui? Non ho lavorato neanche su questo sito qua. No, vabbè, lascia stare. Il template più complesso dove portava il logo, io mi ero ricopiato come c'era prima in Atomic o quell'altro. Ma hai usato Atomic te? No. Un'altra cosa. 99 tempi. Sì, sì, sì. Vediamo se lo riconosci da qui oppure no. E chi ha usato una cosa del genere? Da sopra, da minore PHP fino a da questo? Da lì fino all'endif del PHP. E poi volevo cambiare la sorgente. E avevo cambiato anche il nome, nonché il logo, l'avevo definito nel CSS.
se è a sé come il forno. E quindi a questo gli hai anche messo una classe. Oppure ti hai messo come posizione logo. L'avevo definito come posizione logo, come modulo. Quindi ti ha creato sostanzialmente, hai fatto sostanzialmente caricare un tipo un modulo. No. Non lo so. Ma no. C'era una strada più semplice, forse era quella... Ma la strada più semplice era quella che ti stavo facendo vedere, sì, no? Sì. Perché quella praticamente è universale come strada, perché lì dici, ok, qui caricami di questa classe, poi nel foglio stile specifico deve avere questa grandezza, questa larghezza, che quando si parla di immagini, queste devono essere sempre specificate, perché qualora tu non specifichi l'altezza e la larghezza, l'immagine non ti viene mai caricata, mai, ok? Per cui... In quel modo è la via più semplice ed è la via dove poi te nella classe di stile, dopo aver inserito quell'istruzione che hai visto, ho messo DVD uguale fotina, poi chiudo, ok? Lì ci metti come background, usi il comando background image, due punti, ci metti credo sia source, non ricordo male source, poi quello che è. E lì ci fai caricare il percorso della tua foto. Gli dai se deve stare centrata, se deve stare a destra o a sinistra, perché poi vanno specificate queste cose qui. Però la cosa importante, ricordati sempre, quando ti vuoi caricare un'immagine è sempre specificare l'altezza e la larghezza, perché sennò non te la fai. Comunque quello che volevo fare io era creare una posizione, indipendentemente se poi sarà una foto oppure magari il tasto cerca, e poi associarli dopo qualcosa a quella posizione creata. Ma come mai questa esigenza così? Perché avevi preso questa strada qui? Sì. Mai avevi preso questa strada qui? Mi serviranno, ho visto cerca nel mio martellino, allora avevo spiegato questa cosa. No, era una personalizzazione così, per capire come si crea una posizione per poi associarmi. No, ma attenzione, la posizione, quella che te crei nel file XML, ok? Che la posizione è stata creata lì dentro, l'hai specificata lì dentro questa posizione? No, no, la cosa era proprio PHP, direttamente lì dentro. Uno era il template PHP e l'altro non lo so. Io ho fatto quello che farei io, secondo me la cosa più semplice in assoluto. Diciamo, è specifica per una foto. E quello che volevo fare io era più generale, era una caricare più foto? No, in questo caso noi abbiamo caricato un contenitore, punto e basta. Nell'altro caso, se magari si prende un template già fatto, a quella posizione, come abbiamo visto la volta scorsa, posizione 0, posizione 1, che si associava al menu principale o top menu, proprio del genere, al top menu, e magari c'era una posizione che si chiamava top menu, io potevo associare il menu personalizzato, nonché il top menu. Io volevo replicare una cosa del genere, però al di sopra di più. Questa era una... Sì, però il discorso dell'assegnazione in questo caso vale solo per i moduli, questo ti voglio dire io, capito? Non so se mi sono spiegato, vale solo per i moduli. Allora, quelle sono posizioni che sono i moduli che, a cui ci vengono assegnati i moduli a quelle posizioni lì. Okay. Il modulo inteso come template? No, il modulo so, tipo il menu per esempio, il main menu, in realtà quando te lo vedi, se utilizzi quell'altro, quello è un modulo. Il login, quando ti ha visto io ho inserito i dati per poter accedere, quello è un altro modulo. Cioè, questi sono moduli. Te eventualmente puoi fare la creazione di un modulo HTML personalizzato, dove dentro ci carichi la tua foto. Questa è un'altra via di quelle complicate. Ok, vai a gestione moduli, fai crea nuovo modulo, che tipo nuovo è? HTML personalizzato, all'interno dell'editor che ti compare ci inserisci la foto e poi, essendo un modulo,
gli dici ok, pubblicati in questa posizione, in queste pagine del sito. Quella è un'altra strada, ok? Però magari può essere utile nel caso in cui non vuoi che questa fotina sia pubblicata in tutte le pagine, ad esempio, ma vuoi sia pubblicata, ne so, nella pagina dello sport, ma non in quella delle notizie, ad esempio. Perché allora lì, dal menu, dalla gestione dei moduli, te che fai? A quel punto gli dici, ok, per esempio, prendiamo il menu principale, che cosa fai? Mettiamo questo, c'è il tuo modulo HTML personalizzato, te che cosa fai? Selezioni qui, solo sulle pagine selezionate, ok? E qui in questo caso tu lo pubblica sempre, se io levo questo e questo, qui non lo pubblica. Quindi te potresti fare anche quella strada lì, cioè dici, assegno la posizione lì, sopra, fuori, esterna, la chiamo posizione esterna, e ci faccio caricare eventualmente un modulo di HTML personalizzato con dentro una foto, oppure ne so, quello che ti pare, anche qualsiasi cosa, e lui te lo pubblica e segue questa cosa qui. Ovviamente se invece vuoi pubblicare una foto che ti sia di sfondo, che sia comunque sempre presente, non è questa la strada da seguire, perché il modulo, l'utilità del modulo è questa, cioè la possibilità di poter scegliere dove e quando pubblicarlo. Ok? Se invece hai bisogno di una cosa fissa, allora sì che devi intervenire o come ho fatto io, o se no come fa lui, che fa image source uguale, specifichi il percorso, e lui tutte le volte che te vai avanti, poi anche a quello gli può dare comunque una classe, perché image uguale ti ci può mettere anche image class, faccio un esempio, cos'è? Quindi puoi anche lì dargli una formattazione, uno stile tutto tuo, e in quel modo te lo trovi. Ad esempio il background, quando si vedono le foto di background, quelle in realtà sono fatte in questa maniera, oppure specificate direttamente, non direttamente in index, ma in CSS. Okay. Infatti ho capito che esatto, ho capito che perché mi citavi le posizioni che non c'entravano assolutamente niente con quello. Esatto. Per cui attenzione, questa è la funzione del modulo. Il modulo ti dà questa opportunità qui. Tutto il resto lo può fare anche intervenendo lì direttamente. Capito? Una domanda, visto che te le coordinate le dai sul footer, giù in fondo, non le puoi scriverli accanto alla foto direttamente? I margini. Come, scusa? Sì, ho visto quando ti ho messo fra i due div la foto, fotina, potevi anche mettere sempre fra i punti angolari, quelli erano delle misure, un pixel, ho visto che li fai spesso giù, footer. Come se fosse una specie di leggenda. No, ma è il CSS. Nel CSS dici? Sì. Cosa avete notato di più? Che sì, hai scritto. Del contenitore nel paragrafetto footer. Qui? Sì. Ah, no, ma non c'entra niente, ragazzi. Sì, avete ragione, ma noi in realtà no, ora, come vi ho detto l'altra volta, l'importante è, ora io si stanno buttando qua e là, però la cosa importante è di mettere in ordine alfabetico. Ora in questo caso lui, vedi, ha messo in questa maniera con footer, proprio perché se permetti a te di andarla a cercare subito, se devi intervenire, però no, è assolutamente casuale, non fateci caso, insomma, cancellatelo proprio dalla memoria, insomma. Non voleva dire assolutamente niente. Quello vuoi, diciamo, per agevolare la velocità del riconoscimento. Sì, esatto, di mettere tutti in ordine alfabetico sempre. Questo permette di avere un caricamento della pagina molto più rapido. Giovanotti laggiù in fondo, com'è? Avevate visto il pioveva, siete venuti via? Avete capito qualcosa? Siete avanti, parecchio più avanti? In queste cose. No, noi non sappiamo giusto questo linguaggio qui e basta, quindi siamo lì. Ma fino a qui ci arrivate o no? O siete più avanti? Sì. No, perché a volte uno. Come? Più o meno sì, insomma. Cosa avete fatto? Cosa riuscite a modificare? Qual è il vostro livello di competenza? Sì, ora gli suggerisce, poi lo diciamo. Sono
insomma, è già un bel pezzo. Voi come siete messi? Avete... vi ci siete un po' raccapezzati oppure no? Sì. Ma sì, ma io non avevo dubbi. Poi fa la fuga perché ha portato il tuo babbo, non ci capisce più. No. Ho iniziato prima io di lui. Ma lui però c'ha un tentato. Avete agguantato qualcosa? Allora io mi sono limitato. Ascolta, domanda. Le impostazioni grafiche. Sì? Le impostazioni grafiche, quali colore di sfondo, colore del fondo, si possono modificare da questo file? Basta? No, si modificano qui. Solamente qui? È sempre bene avendo tutte da una parte, insomma. Puoi anche creare altri file CSS, nominarli in un'altra maniera. Dire all'index che PHP che ti ricarichi, perché sennò sarebbe inutile, però questo comunque ti rallenta il caricamento del sito. Più ce n'hai e peggio è. Allora, io mi sono limitato in queste tre miserrime lezioni solo su questa parte qui, un pochino più pratica, che però non siamo stati a vedere tanti effetti speciali, tante cose che si muovono o che brillano. Perché il cuore di Joomla è questo che abbiamo visto, è l'index PHP e il file della classe di stile associato. Da lì parte tutto ed è sostanzialmente poi il solito ragionamento che ha tutto Joomla, anche quando installate i moduli, che anche loro al loro interno, che già vi compaiono di default con una certa forma, un concetto, con dei colori. Cioè, ragionano tutti in questa maniera, hanno anche loro a volte associati delle classi di stile, si tratta di andarli a cercare eventualmente e modificarli all'interno delle proprie cartelle, però sostanzialmente è questo, Joomla è sostanzialmente questo. Poi se col tempo ci prendete dimestichezza e vi sentite un po' più sicuri, potete anche fare veramente fuochi d'artificio, perché anche col discorso dell'override che vi ho fatto vedere subito all'inizio di stasera, questo vi permette proprio di arrivare ad avere una personalizzazione, dare un layout veramente personalizzato su tutti i livelli e in ogni singolo aspetto. Considerate che addirittura in questa versione qui, anche allo stesso menu, le varie voci che possono riportare nel menu, gli si può anche assegnare a quelle voci di menu addirittura il caricamento di un altro template, per cui noi adesso abbiamo messo su tutte il template del quadratino piccino. Però se io clicco sulla categoria spot che abbiamo creato, gli possiamo assegnare che anziché di farci quel miserrimo quadratino, ci faccia caricare addirittura un template con altri colori, con altri caratteri, eccetera eccetera. Quindi diciamo lo strumento è potente. Ora, come tutti gli strumenti potenti, anch'io che qualche anno ci batto il capo, non arrivo poi a utilizzarlo e a sfruttarlo tutto, perché ci sono anche per me ci sono delle zone d'ombra, ci sono delle cose che finora non ho mai affrontato, per cui rimangono un po' fuori dalla mia portata. Però vedo che comunque i siti riesco a farli, quindi già qualcosa sono riuscito a ottenerlo. Io mi auguro che anche voi riusciate un domani, ma non fra 10 anni, fra qualche mese, ad avere quella dimestichezza tale che vi possa permettere di costruire dei siti che siano più vicini a quelli che sono i vostri gusti e alle vostre esigenze. L'importante appunto è, ricordatevi, quando installate la roba tipo componenti, moduli eccetera eccetera, di chiedetevi sempre se state facendo la scelta giusta, perché non è che tutto ciò che si trova su joomla.org sia poi tutto così cristallino. Spesso ci sono anche dei bei troiaioni che possono creare anche dei problemi, per cui state attenti, evitate sempre gli effetti alberi di Natale, per cui ci si carica tutto dentro, si accende tutto eccetera eccetera, perché poi la cosa più importante, che è quella da cui voi dovete sempre partire, è la leggibilità, okay? E l'usabilità del sito. Questa è proprio la regola principale. Poi, partendo da questo, meno roba ci mettete, vi consiglio, è sempre una buona cosa, ok? Quindi se ci sono domande, bene, se no io vi congederei e vi ringrazio e niente. Alla prossima, se mai ci sarà, o adesso dipende dal presidentissimo.
e magari, che ne so, si può anche pensare fra qualche mese di fare un livello un pochino più alto di ciò. No, la butto là, anche perché mai come sono, che al prossimo non pagare.